No, scusate, ma io ci devo tornare sopra questa cosa qua. Perché avevo fatto il video sulla scandalosa telecronaca di Stefano Borghi in Milan-Lazio e ho ricevuto delle risposte che peraltro mi aspettavo perché c'è molta gente che non ha onestà intellettuale. Tutto quello che ho detto, da anti-laziale quale sono, del Milan me ne frego da sempre, non è proprio nei miei pensieri il Milan. L'ho detto in buona fede, prima di tutto perché conosco Stefano Borghi probabilmente da molto più tempo di voi, che magari l'avete scoperto da un anno, da 2 anni. Lo ritengo un ottimo giornalista, un esperto di calcio, un grande esperto di calcio in generale, soprattutto di calcio olandese. Adesso non mi sovviene, cioè sinceramente non so neanche se sia realmente un giornalista lui, se abbia il tesserino di giornalista. Non lo so, in ogni caso è una persona che ho sempre rispettato. Questo non vuol dire che abbia fatto una telecronaca con a fianco Guidolin, che Guidolin è stato abbastanza più cauto, ma l'ha fatta come l'avrebbe fatta un becero ultra del Milan, veramente senza rispetto. Ci può anche stare, cioè, può anche farmi piacere che non abbia rispettato i colori della Lazio, perché mi ha risposto anche qualche romanista nel video, però non è il modo di fare, non è il modo di fare questo qua. E la cosa scandalosa è che DAZN lo permetta. Io sono tifoso della Roma, non lo voglio un telecronista così. Mi guardo tranquillamente o meglio, non mi guardo più un cazzo perché non ci sono più, però come mi sono sempre guardato le partite sul canale monotematico di Alessandro Spartà, oppure adesso mi ascolto la radiocronaca di Paglia su YouTube, sul canale della Roma. Questo è un altro discorso. È un altro discorso, non c'entra niente. Quelli che criticano o sono milanisti, ma milanisti stupidi, perché i milanisti non sono tutti stupidi. Cioè, veramente milanisti proprio. Come del resto ci saranno anche i romanisti, ci saranno anche. Insomma, di tutte le squadre ci sono questi personaggi che veramente non riescono a distinguere le cose. Io continuo a ritenere scandalosa, veramente un'infelice giornata per il signor Stefano Borghi nella partita Lazio-Milan. Probabilmente molta gente che ha parlato non l'ha neanche sentita. Io non, gli sbiaditi non li guardo mai, ma non avevo niente da fare e mi sono guardato la partita per rendermi conto della pochezza della Lazio e anche del Milan, che secondo me non andrà nelle prime quattro di Champions League, finirà sotto. Ma questo è un altro discorso, e poi lo dicono anche gli astri. Come gli astri dicono che l'Inter non vincerà un cazzo quest'anno. Buona giornata a tutti.